ci siamo incontrati in questo programma televisivo italiano e la nostra prima canzone è stata Sole Mio. Che bella cosa, una giornata sole. E dopo il programma abbiamo ricevuto una telefonata dal grande produttore Tony Renis, grande manager Michele Torpedine, e successivamente poi è venuto Universal Music, Interscope, che sarebbe la stessa etichetta casa discografica di Lady Gaga ed Eminem. Sta in fronte a te, sta in fronte a te. Ascoltiamo Lady Gaga, ascoltiamo Eminem, ascoltiamo Michael Bublé, ascoltiamo... È facile dire in questo modo, così capirete tutto. Da Elvis Presley a Lady Gaga. Abbiamo cantato nei party prima e dopo i Grammy. Abbiamo incontrato tutti gli artisti, Black Eyed Peas, Rihanna, David Guetta, tutti, Puff Daddy. Soprattutto Puff Daddy, quando abbiamo finito di cantare, è venuto da noi e ha detto benvenuti nella nostra famiglia, welcome to our family. E sono delle emozioni indescrivibili, veramente. I'm waiting for a sign, so tell me that it's real. La nostra vita è cambiata perché adesso stai a Parigi, poi ti ritrovi domani, dopodomani a Los Angeles, Sydney. Diciamo che questa è la nostra seconda casa, Los Angeles, New York, perché... Anche Parigi. Anche Parigi, certo. In America siamo decimi nella top 200, nella crossover siamo primi, e quindi in Olanda sesti, settimi, in Belgio ottavi, siamo disco d'oro, quindi disco di platino in Italia. Chi può immaginare che a 16 anni va come ospite speciale ad American Idol, questi grandi programmi americani, 30 milioni di spettatori, 20 milioni. Sono tutti questi impegni che ci rendono veramente una vita, diciamo, frenetica, ma è quello che abbiamo sempre sognato di fare fin da piccolissimi, fare i cantanti, è questo che ci piace fare, che speriamo di fare per tutta la vita. Noi viviamo per questo, cantare. Esatto. Ed il giorno verrà, stanotte amore, non ho più pensato a te.